bambolea. Porque mi vida yo la perdí en mi vida así. Bambolea, bambolea. Porque mi vida yo la perdí en mi vida así. Eccoci! Ma che bella cosa! Allora, intanto benvenuti a Gold TV, benvenuti nel programma più visto sicuramente della nostra regione per quello che riguarda il calcio e per quello che riguarda la Roma. Abbiamo questo inizio di campionato di nuovo, perché chiaramente si gioca sabato, si gioca su un campo ostico, anche se poi l'Udinese ne sentirete parlare anche da loro, sicuramente con l'acqua alla gola, ma quando fanno i cambi di allenatore c'è sempre qualche cosa che muta i valori in campo. Speriamo di no, perché credo che poi la Roma, al di là del mutamento che possono avere quelli dell'Udinese, la Roma sicuramente, a modo mio di pensare, gli mena. Poi c'è l'Inter, prima ancora dell'Inter abbiamo ovviamente il Real Madrid. Real Madrid che cercherà di pareggiare, perché si viene oggi all'Olimpico nel tentativo di non rimetterci le corna, ma quello che voi dovrete assolutamente vedere è quello di una Roma sicuramente rinata, galvanizzata, che crede ancora molto di più nelle sue forze, nelle sue capacità. Dello stadio c'è Andrea De Angelis, se qualche cosa sicuramente ci racconterà, perché come sapete, al di là delle chiacchiere, delle cialtronate, sicuramente Pallotta è ben intenzionato a rilevare tutto quello che era della Eurnova e a costruire questo stadio, che probabilmente sarà investito anche il signor Caltagirone, che alla fine, magari in una maniera o nell'altra, insomma, è rientrato, sì, giustamente, perché poi una cosa del genere, caro mio Giampiero Forte, di questa maniera. Però io voglio dire a tutti voi, veramente, di sentirvi orgogliosi di quello che sta facendo questa Roma. Non vi fate fregare da chiacchiere destabilizzanti, da negatività che alla Roma sicuramente non servono. Già essere tifosi di una squadra come la Roma è un dono di Dio, no? Perché siete tifosi di una squadra impeccabile, che non ha mai fatto impicci, siete tifosi di una realtà che nessuno a livello professionistico può vantare come la Roma, quantomeno nel campionato di Serie A, anche se poi abbiamo sentito un po' in Belgio, un po' da tutte le parti, gli impicci insomma sono assolutamente di casa. Credo in questa Roma, credo che già nella partita di Udine voi vi renderete conto della forza, della determinazione, della capacità, perché la Roma, posso dire, gli spacca le corna all'Udinese? Beh, in modo di dire, però dà il senso, dico bene, Lamberto Leonardi? Tonino, dà il senso, no, di quello che intendo? Lo dà il senso di quello che ho detto? Lo dà? Sì? Siete d'accordo? Sì? No, la Roma proverà ovviamente, no? Perché poi la partita è una partita di pallone, quando c'è una palla può succedere di tutto. Ma la Roma va lì per ricominciare, perché chiaramente nel momento migliore c'è stata questa sosta. Credo che ce ne siano finite, ormai si penserà più avanti. Per cui ogni qualvolta la Roma si è trovata in questa stagione da una serie di partite veramente intense, dove se continuava magari ti faceva pensare a chissà quali cose meravigliose, invece abbiamo avuto qualche volta degli intoppi. Credo che questo non succederà nella maniera più assoluta con la Roma di quest'anno. Un grande allenatore, si chiama Eusebio Di Francesco, un grande presidente, perché uno che decide di fare quello che ha fatto investendo, e poi ce lo dirà ancora una volta Andrea De Angelis, quelle che sono state le uscite, quelle vere, non le chiacchiere, perché vende questo, come se qualcuno si mette i soldi in tasca, che non è. Ma quello che è importante, ve lo ripeto ancora una volta, è che voi siate convinti di avere una squadra che sta crescendo, che ancora non è al culmine, ancora non è nei suoi potenziali massimi, e quando lo sarà, saranno fegoli senza zucchero. Non vi fate fregare, Dzeko se ne vuole andare, perché se non fanno contratto fino al 21-22, fanno adesso l'acquisto anche per quello che riguarda Lorenzo Pellegrini. Ci sono tanti giocatori da parte della Roma appetiti dagli altri, però alla fine credo che se non vi state zitti lassù, mi incazzo come una iena, ok? Non voglio sentir parlare, grazie. Sei d'accordo con me? Assolutamente. Perfetto. Allora, vi presento Lamberto Leonardi. Buonasera. Thank you.
Un altro bomber ce l'abbiamo qui che si chiama Giampiero Forte. Qui c'è Antonio Fioravanti. Buonasera a tutti. È stato anche il medico della Roma, poi qualcuno storce il naso, ma lui era lì nei tempi che furono e su questo non ci piove. Dico bene, Tony, non sto mentendo nulla. Andrea De Angelis. Io ho capito. Beh, se tu tieni quello io fumo, fa un po' come te pare, vabbè. Allora, e da quest'altra parte c'è il redivivo, Gabriele. Gabriele. Sera. Ma che nome c'ha questo? Gabriele. E poi? Nobile. No, non lo dovevi dire, vabbè. È nobile, però anche di fatto, perché ho visto sulla genealogia ci sono anche loro, è vero? Assolutamente. Poi qui abbiamo Giorgia, qui abbiamo la nostra... Com'è che ti chiami te? No, so, Simona Novelli. E qui abbiamo... Giulia, ci stavo mettendo una di più, ma là, guardatela, già mi stava a tirare il microfono dietro, l'ho vista, c'è lei, Eleonora Kim Monti. Buonasera. Dai Luciano, prenditi la linea e poi rientriamo, perché questa è una serata di quelle, non vorrei stare nei panni di nessuno, non ci prova più a chiacchierare. Roberto Frizzi, stavi a chiacchierare, t'ho visto. Andiamo in pubblicità, più da lì, Luciano. Tipicamente romano, sì. Dove ci riporta un po' così nell'antica Roma e sentiamo un pochino... A Concia, come si chiama? Siamo tutti romani. Siamo... Mi stavo a morire. Riccardo Antonelli! Grazie. Siamo tutti romani. Vai, grande, falli morire. Ma che cambia! Veramente me ne vanto, sono romano puro sangue e sto contento, sono romano come il sole, l'aria e il vento, che sto il simbolo di questa gran città, sono romano e te la dico chiaro e tonno, e di questo sono sicuro e sai perché, perché il nonno di mio nonno c'aveva il nonno, che giocava con Nerone al carachè, Giulio Cesare, Caligola e Pompeo, li conosco tutti quanti a menadito, poi Scipione africano è garantito, da ragazza sta la scuola assieme a me, chi te parlo specie poi da digiallino, non c'è mica da tattata chiacchierò, ma è parente da lontana sta vicino, sei sposato una sorella de papà. Romano e quindi so conquistatore, sia nel campo battagliero che in amore, c'ho un parente che faceva il gladiatore, come vedi non c'è altro da spiegare, si pedico che mia nonna Giovannina, quasi un secoletto prima di sposare, ha tenuto pure a Balia Messalina, l'ha cresciuta a figli secchi e baccalà. Ottaviano, Marco Antonio e Caio Mario, li conosco tutti quanti a perfezione, quando feci poi la prima comunione, m'hanno fatto da compari tutte e tre, come voglio di una cosa riservata, ma però sa da star zitto chi la sa, Cleopatra l'ha tenuta fidanzata, l'ho mollata, mi voleva da sposare. Pure voi siete romani tutti quanti, le vestali di una volta stanno qua, i petroni mosse fanno tutti avanti, e Nerone con la lira sta a cantare. Qui fra noi c'è per tutti l'antenati, de tuo nonno, de tuo padre stanno qua, quelli sono tutti quanti reincarnati, siamo sempre quelli di tanti anni fa. Giulio Cesare, Caligola e Pompeo, li conosco tutti quanti a menadito, poi Scipione l'africano è garantito, da ragazza sta da scuola assieme a me, ci te parlo specie poi da digiallino,
vedi c'è sta poco da scherzare, ma è parente da lontano e da vicino, si è sposato una sorella di papà. Ottaviano, Marcantonio e Caio Mario, li conosco tutti quanti a perfezione, quando feci poi la prima comunione, m'hanno fatto da compari tutte e tre. Ve voglio di una cosa riservata, ma però sta zitto chi la sa. Leopardo l'ho tenuta fidanzata, l'ho mollata, me voleva da sposò. Bravo, è diventato anche più bravo. Grazie. Riccardo, poi vediamo prima della fine della trasmissione, vediamo come ci gira, perché non c'è poi fa niente, Riccardo. E magari ci pensiamo un attimo, perché, e ci vediamo poi presto, no? A prescindere. Grazie. Grazie questo che è nostro, grazie. Allora, ditemi quando abbiamo Gianluca Di Marzio, sempre se tu sei d'accordo, ci avevi una faccia beata che era uno spettacolo. Tu lo dovresti pagare, Riccardo, solo per come era beato quando tu cantavi. Allora, adesso mamma mia che mi tocca. Lui, colla. È vero, sto di una bugia. Ah, ce l'abbiamo Gianni Di Marzio? No che non c'è, no che chiude, no. Ah, perfetto, questo. Allora che faccio? Vado in pubblicità e rientro con lui? Ditemi voi. Ok, no, andiamo in pubblicità e poi rientriamo. Un SMS, un attimo, un SMS al volo, vai. Ciao amici, ciao ragazzi. Stanno arrivando innanzitutto? Stanno arrivando sempre. Di come dicono quelli scurini, Udine è una trasferta molto insidiosa. Sì. Ci vorrà una Roma concentrata e non con la testa a Madrid. Complimenti alla trasmissione e un saluto affettuoso a Gabriele Nobile. Donatella d'Arieti. Donatella d'Arieti, giallosa. Quanto ti è costata questa d'Arieti? Vabbè, non fa niente. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo. Del Consiglio Comunale e non ci sono ragioni anche a livello governativo nazionale che possono far pensare che interrompiti, non... stavo pensando, dico, ma tutta quell'inondazione dalle parti di Tor di Valle, veramente, io ho visto papere, cavalli che annegano, veramente, gente che si faceva il bagno laddove c'era la pista, cioè, ma non avranno gufato da morire, sai, penso che qualcuno è andato al Divino Amore a pregare, facciamo che succeda qualche cosa, perché tutta Italia sommersa, l'unica parte di Roma che non ha avuto problemi, qual è? Beh, Roma, quella parte lì, diciamo, verso, dalla via del mare a Ostia. Che abbiamo paura di dirlo? L'unica, avranno pregato in tutte le maniere, speriamo un sondaggino, un'uscita, una secchiata d'acqua. No, ma lì il problema, il rischio idrogeologico esiste, ma non esiste per l'area di Tor di Valle, esiste per l'area del Fosso di Valle. Gliel'hai detto? A quello lì che si beava, sì. Come si chiama? Azzurrini, Verdini, come si chiama quella parete? Verdini. Roba da matti, no? Ma una simile cattiveria. Anche Grillo lo diceva. Lo sai la Roma quanto ha rimesso con un Verdini? Ci ha rimesso. Però lì la cosa impressionante... 50 milioni l'anno? La cosa impressionante è 40. La cosa impressionante è che... appunto c'è un rischio idrogeologico in un'area attigua a quella dello stadio, che è quella, quella di Tor di Valle, che è quella del Fosso di Valderano, che era messo in sicurezza proprio grazie al progetto stadio. Non c'entra niente con lo stadio, c'è un quartiere intero. C'è un quartiere intero. Anche a Piazza Navona i romani ci facevano andare le galee. Ma porco Giuda, ma veramente. Beh, i giochi nautici sarebbero una bella idea. Ma io ti da voglio dire, stadio, al di là dello scempio nel non volere le Olimpiadi, che è una coglionata del genere, io credo che se l'andiamo a raccontare in giro per il pianeta. Arriviamo a Mario, ma è possibile mai che questi davano 2 miliardi? C'è Parigi che ancora ci ringrazia. Sì, grazie Roma, continuano a mettere 2 miliardi di euro a fondo perduto, gli hanno detto di no perché qualcuno può rubare. Poi noi abbiamo visto che magari se uno si guarda affari propri, insomma, si rende conto che era meglio tacere che di una pescaccia del genere, però è un altro discorso. Ma la gente, quella romanista, quella che mio padre che se n'è andato per dire... qualcun altro che non ha potuto vedere la casa della Roma, quella che sarà la casa della Roma, che ne dicono sti 4 beodi, e non ce l'hai, no? E questa Roma che sta cercando in tutte le maniere di rimanere a galla per 5 anni di seguito, c'è riuscita però, con 3 secondi posti e 2 terzi, e ancora deve pregare Dio che quel lavoro per rimanere a galla funzioni sempre, quindi le plusvalenze che tu hai detto, devo dartene atto,
adesso ci siamo resi conto del valore della Roma, però se sto valore per una qualsiasi ragione, perché uno si fa male, perché non si riesce a trovare in squadra, e la Roma anziché far capire che può risalire la china, fosse una squadra che andava ancora più giù. Però che Antonio, questa dire? Cosa qua io mi pare che qualche puntata fatta l'avevo sì. già detto, e poi magari il buon Andrea, che è lo statista per eccellenza, ce lo può confermare. Nonostante la legge degli stati che c'è stata qualche anno, l'iter per costruire uno stadio, specialmente in Italia, è questa. Adesso lui ci ricorderà quanto ci mise lo stesso Moggi per fare lo Juventus, di più. Dalla fase, non ci dimentichiamo che la conferenza, però poi gli hanno dato, però non ci dimentichiamo che la conferenza stampa in cui venne presentato il progetto, c'era ancora il sindaco Alemanno, fu fatta il 28 dicembre del 2012. Stiamo parlando di quello della Juventus? No, quello della Roma. Dicembre, quindi diciamo 2013. La Roma ha cominciato a ragionare seriamente sullo stadio da febbraio del 2012. Perfetto, quindi siamo nel 2018, sono passati sei anni. Quasi sette anni. Calcolando che i primi due o tre anni sono solo progettuali. Seriamente sono quasi sette anni. Sette anni, che non sono, io te l'ho già detto qualche puntata fa, ho avuto modo di parlarne con Pallotta in un'intervista che gli ho fatto recentemente. Lui è un tempo ragionevole perché lui stesso mi ha raccontato che con lo stadio del Garden, mi pare che si chiami, del Boston Celtic, ci hanno messo 20 anni negli Stati Uniti, a Boston, che è la città più dentro la città, più friendly, più veloce, sì, un po' più complicato. No, per carità, allora lì in realtà la cosa è, Gabriele, che lo stadio della Juventus ci è voluto dal giorno in cui ci hanno pensato, al giorno in cui l'hanno inaugurato, 11 anni. Ad oggi la Roma ci metterebbe lo stesso tempo. Ma la Roma sulla legge degli stati, se poteva succedere prima, però mi devo beare di avere il tempo dei piemontesi. No. Ma perché? Se potevamo averlo tre anni fa, anche lo stadio, oggi. Anche perché nel caso della Juventus ci sono state una serie di complicazioni dal punto di vista dei tempi da non sottovalutare, perché la Juventus ha prima dovuto demolire il vecchio stadio delle Alpi e poi costruire lì sopra. Pensa, demolizione di cui non si è occupata la Juventus sopra, e noi siamo ancora qui a pettinare bambole. Demolizione di cui non si è occupata la Juventus, ma si è occupata voi, vero? Certo. No. Quindi con i tempi del pubblico. Serena Gray, inquadratemela ogni tanto, da che questo punto di vista ci è un'amica di quelle rare da incontrare. E aggiungo Gabriele, perdonami, è l'ultima che dico, che questo il ritardo complessivo che sta pagando la Roma rispetto alla costruzione dell'impianto è solo in parte responsabilità del comune e del pubblico, perché? È perché c'è pure una buona responsabilità da parte della società stessa. Della Roma? Beh, quale sarebbe la responsabilità della Roma? All'inizio stiamo parlando del 2012. Nel 2014... Un dirigente che era l'amministratore delegato con una delega sullo stadio, Mark Hannes, sì, che era comunque il braccio destro operativo di Pallotta. Era il braccio destro operativo di Pallotta. Ne ha fatte più di una. Tant'è che Pallotta fu costretto ad allontanarlo. Certo. Allora, però ciò che non cosa ha fatto Pannes, lo diciamo, lo spieghiamo. Avere prima. No. Esatto. Ma è facile. Che gli frega la gente perché non ci abbiamo... Ci sono stati degli errori che erano stati attappati, no, me l'hai detto tu. Sì. Erano stati attappati dalla voglia, dalla capacità, dall'avere già un terreno, da aver anticipato dei soldi, aver messo il progetto. A un certo punto, perché loro non sono padroni di potersi andare a sedere nel proprio stadio e di poter avere un altro senso di appartenenza? Il progetto della Roma, caro Antonio, è un progetto ambizioso. Certo. Come loro hanno voluto e stanno provando. Non dico ambizioso. Ambizioso, ma in senso positivo, questa società d'americani può mai essere ambiziosa. È un progetto ambizioso perché lo storico, o come direbbe l'avvocato, la giurisprudenza ci racconta di come Frosinone ci ha messo due anni a fare lo stadio. Ma l'hai capito che ho detto? Ma è uno stadio da 16.000 posti. L'hai capito che ho detto, Gabriele? Sì. Ho detto, questa massa di morti di fame possono avere un pensiero ambizioso? Lo so, però spesso e volentieri questo progetto ambizioso si è scontrato con una comunicazione romana, con un ambiente che non ha percepito adesso, ultimamente. Che c'entra Verdini in tutto questo? Chi? Verdini. Che c'entrava? Io l'ho visto solo felice in un servizio di report, era così contento che poteva venire all'Unione da quelle parti. Sembrava ormai una guerra personale. Non era più poi lo storico da quale pulpito non era più un voler essere d'aiuto alla comunità,
magari a una squadra di calcio che mette dei soldi, che fa lavorare una tonnellata di gente. Quanta gente può lavorare alla costruzione? 4.000 all'anno? 4.000. 4.000 persone. Impiegati stabilmente 2.000. Perfetto, roba da niente. Allora, quelli lì che stanno a spasso oggi, perché sto stagio non c'è, magari qualcuno hanno pure in pensione, chi se ne frega, perché non si pensa alla collettività e si fanno gli affari propri? Alla collettività, Antonio, alla collettività possiamo dire che un punto e mezzo di PIL in 5 anni... Poco? Porta, e un punto e mezzo di PIL su Roma, Gabriele, sono 16 miliardi di euro? Qualcosa del genere? 16 miliardi solo? Allora, 16 miliardi alla collettività. Stai capendo tu? Sì, ma poi mi viene a prendere la mattina per andare allo stadio, no? Che ci vuole? Che la canoa vengo, no? Antonio, per chiudere questo argomento la canoa ti vengo a prendere. Non ci dimentichiamo che poi è un investimento completamente privato. Sì. Come stai, Giovanni? Ti vedono bene? Me lo inquadrate, Giovanni? Non ti preoccupare, che te guarda, non sei impallato, non ti preoccupare, è impallato, guarda. Vabbè. Allora, no, il fatto che sia un investimento completamente privato da 1 miliardo di euro, era da 1 miliardo e 6, 1 miliardo e 8, e adesso diventa 900 miliardo. Perfetto, dovrebbe far ragionare tante persone sull'indotto, sulle persone che Olimpiadi, adesso buttate quella, quanta gente sarebbe stata oggi al lavoro per costruire? Non mi far dire, non mi voglio arrabbiare, perché veramente ci vuole un cervello proprio buttato all'ammasso per poter evitare dei lavori così importanti. Le faranno dai. Milano e Cortina. Non me ne parliamo. Perché io credo che la demenza umana non abbia limiti, e quella di non aver fatto fare le Olimpiadi. Però che sono... tu, pur giovane, sei un giovincello dei 50 anni, noi siamo due vecchi rincoglioniti, ci sta? Parlo per me, va bene? Allora, a un certo punto noi siamo occlusi dalla possibilità di vedere lo stadio. Non so se lo vedrà mio figlio, spero di sì. Però questa è lo stadio, scusate, le Olimpiadi. Noi a Roma non le vedremo più. Tu non le vedi più, lui è detto all'Aghi, ne vedi più. Pure fresco come una rosa. Questo voglio dire, me ne farò una ragione. Ce ne farai una ragione? Sulle Olimpiadi, sullo stadio no. Non è giusto che 10, pur votati da una maggioranza che era la minoranza, che sono nati 4 gatti a sostenere, che si possa vietare una cosa così importante. Non voglio fare politica, parlo della gente che è imbecille. Bisognava vedere se poi Roma, nonostante avesse l'appoggio del comune, della regione, del governo, eccetera, poi vinceva l'appalto, la gara con l'altra città, che era fatta, c'era Roma, Roma. A me dei punti interrogativi, se si presenta Roma il resto scompare. Dico Roma, se questi ancora camminano, siete seduti tranquillamente, andate a un ristorante, vi guardate in... E perché ci sono stati Roma, i romani e tutto il resto a fare la storia, a creare questo mondo. Chi poteva fronteggiare una richiesta di Roma come candidata? Con chi ti presenti? Con Marte? Con chi ti presenti? Allora, è stata una boiata, come avrebbe detto Fantozzi, secondo te? È stata una cacata pazzesca! Questo avrebbe detto Fantozzi. Siete d'accordo? Andiamo in pubblicità, che è meglio, va?